Oggi più di ieri, buonasera da Guazzieri. Bella regà, che dite, come state? Tutto a posta? Buonasera a tutti, ti rubo la Nuovo video su scena. PES? Ti Vabbè, rubo la nuovo video scena. su PES. Come Nuovo video potete. su PES, modalità My Club, nello specifico, che C'è faremo stasera? un bel tutorial. Non una bella partita, ma un bel tutorial. Come vedete, ho il piacere, il grande piacere di avere con me in party Dede, che nel video di oggi ha citato, nello specifico, il tutorial, perché oggi, questa sera, non andremo a fare il classico gameplay dove facciamo una partita classica, anche perché sempre le solite cose sono, no? Sinceramente sono stanco dal lavoro, una roba varia, quindi, come oggi ha citato Demis, vi andrò a proporre, dato che ho avuto la fortuna di trovare questo allenatore, con le 3P, che non è Trepan che ha lui, ma è Damrong. Nello specifico, insieme a lui, insieme ai suoi consigli che mi ha dato, giustamente, lui il mental coaching mio, perché come lui ha specificato nel suo video, specifica nei suoi video, siamo molto frequenti in party, però facciamo in share. Facciamo le amichevoli e vediamo cosa possiamo giostrare, come possiamo mettere formazioni. E lui, in base alla mia formazione, che adesso vedrete, mi ha consigliato di mettere certi giocatori in determinati ruoli, in determinate posizioni, come ho visto che ha messo anche nel suo video. Quindi, fondamentalmente, gli allenatori più o meno sono sempre uguali. Però, Sì. bro, ti anticipo un attimo, poi andremo a Vai parlare nello tranquillo. specifico. Come potete vedere, ho messo Guimarães come principale perché, e qui Demis è più pratico di me, vi può spiegare perché. Andiamo qui a Damrong e potete vedere questo qui. Bro, se vuoi ti lascio la parola nelle Va tattiche, perché bene. l'ho messo in Allora, secondaria. praticamente, ragazzi, innanzitutto premessa. Come stava dicendo anche Luigi, noi facciamo molto frequentemente parti, sia io che lui, che pure il nostro Mino, che salutiamo. Pino Girolamo Ventura, che mo sta a parlare al telefono al call center. Detto ciò, praticamente, purtroppo Luigi, come vi ha detto, non ha trovato l'altro allenatore, ovvero quello che c'ho io, che si chiama Trippan. E io, come vi dicevo e vi dicevamo nei video precedenti, questa settimana sarebbe uscito questo allenatore qui, che si chiama Damrong. Qual è la differenza, come stava dicendo Luigi? Qual è la differenza con quello mio? È che mentre nel mio ho due centrocampisti che possono diventare mediani, quindi un mediano, un CC che può diventare mediano e un trequartista, qui invece abbiamo un mediano e due centrocampisti oltre la metà campo che quindi possono diventare solamente trequartisti. Per quanto riguarda la fase di attacco, invece, è praticamente lo stesso modulo. Poi chiaramente anche a livello bro, di istruzioni in attacco è sempre possesso palla, sempre passaggio corto, sempre area di attacco centro. Quello mio c'ha raggio d'azione 1 e quello suo 3 nella tattica offensiva. Invece nelle istruzioni in difesa, se non vado errato, quello mio c'ha area di contenimento centro e quello tuo invece sulle fasce. Se non mi sbaglio, bro, tu te la ricordi sta cosa? Dovrebbe essere centro sulle fasce, con non so se lo stile difensivo, anche il tuo è difesa decisa per quanto Allora, no, il riguarda l'offensivo. mio, no, il mio è pressing alto, che voi Eccoci. sapete è la cosa che noi prediliamo. Comunque, ho visto ora su PES Hub e no, sono entrambi sulle fasce, sia il mio che il tuo. Ok. Comunque, come vi Però stava dicendo Luigi, vai. il consiglio era quello di metterlo come difensivo. E vi faccio vedere Perché? perché. Qui, andiamo qui. Ecco. Eccoci qui. Prego bro, spiega tu nello specifico. Allora, perché no, no, ma che scherzi, bro? Tanto facciamo un po' No, no. per uno. Allora, praticamente, posizionamento cambia da modulo fisso a flessibile. Francamente, regà, io non è che so il dottore De Pest, sinceramente, ma nemmanco mi interessa a me. Poco ci interessa questa Sì, ma che ce porzione. frega. Ci interessano le Il raggio di istruzioni in difesa. azione, Ci esatto, interessano. il raggio di azione in attacco da 3 passa a 4, ma anche qui ci interessa poco e niente. Basta che non è alto, insomma, però va bene pure a 4, dai, ci stiamo. Come vi stava dicendo Luigi, perché vi diciamo di metterlo in difensiva? Perché, come avete potuto vedere, bro, fai L1, R1, Eccoci un'altra qui. volta. Qui abbiamo Perché? nell'offensivo difesa decisa sulle fasce, che poco ci interessa, e aggressivo che può stare. Però questa difesa decisa tende un po' ad attaccarti subito. Mentre se mettiamo in difensivo, ovvero
Ogni allenatore, come ben sapete, ha tre moduli: principale, difensivo e secondaria offensiva. In questo caso noi lo andremo a mettere in secondaria offensiva e in difensiva, per questo semplice motivo che vi spiegherà bene Demis, per questo Perché, motivo raga, qui. praticamente cambia come avete potuto vedere. A parte, vabbè, che la linea difensiva si abbassa di un attacco e la compattezza si alza di una, che fa sempre bene. Cambia lo stile difensivo. Passiamo dal pressing alto, cioè dalla difesa decisa al pressing alto. Qual è la differenza che io ho capito? Allora, raga, io ripeto, non è che sono un medico de PES. La differenza che ho notato è stata che l'allenatore con difesa decisa tende, diciamo, a far lavorare meno la CPU, visto che a voi tanto e un po' a tutti quanti noi, parliamoci chiaramente, ci piace tanto che Siamo difenda la abituati CPU. a vedere avversari che praticamente o Non difendono con gli difendono, attaccanti oppure non difendono. perché si mettono a correre all'indietro. Se volete fare questo tipo di, diciamo, stile di gioco, dovete fare pressing alto, cioè l'allenatore, per aiutarvi a difendere, deve avere pressing alto e pressing aggressivo. Io anche, ma pure Luigi, penso, tutti gli allenatori che noi prendiamo devono avere pressing alto e aggressivo, Esattamente, giusto, bro? esattamente, esattamente. Non abbiamo Perché provato. a noi ci piace così, raga. Gli unici pochi che abbiamo trovati che erano una rarità erano stati Potter, che ancora utilizzo io, perché comunque è la difesa 5, ha difesa decisa, però comunque è una difesa 5 con 3 punte. Ed Esnault, che potrebbe sembrare lui, ma lui è molto meglio di Esnault. Noi Assolutamente. prediligiamo il pressing alto. Nello specifico, bro, gli faccio vedere ai nostri cari amici del. Che ci supportano, che mi supportano del gruppo Vespa Club Italia, eccetera, il modo in cui lo abbiamo impostato, perché ieri, come dicevo prima, facendo Sharp Play, provando Come al questa solito. formazione, Sì. vedendo come l'abbiamo impostata e perché tu, diciamo, mi hai consigliato di impostare questa formazione così, come vedete, un Ma 4-3-3. in realtà, ragazzi, lui, cioè, Luigi è molto, diciamo, è troppo buono, perché in realtà, bro, senza volerlo, sei stato tu a suggerirmi questa cosa. Perché quando l'altro giorno ci siamo confrontati, come facciamo, diciamo, quotidianamente, se non in parti sulla Play, diciamo sul gruppo WhatsApp che abbiamo in comune, io, lui e l'altro stronzone De Mino, praticamente ci confrontiamo giornalmente, cioè quotidianamente, su un attimino come va, come te va, com'è oggi, come non va, Esatto. come c'è. Insomma, c'è un confronto, no? Si sta comunque tra amici che hanno gli stessi interessi, lo stesso hobby, diciamo, e ci confrontiamo. Inavvertitamente, tu, bro, Non te ne mi sei ricordo di uscito questa l'altro cosa, giorno. te lo giuro, non mi sono reso conto per niente, quindi Praticamente, mo te faccio rendere conto io, sì. tu te ne eri uscito dicendo, certo, ci vorrebbe il Klopp dell'anno scorso. Allora, il Klopp dell'anno scorso, sostanzialmente, era Che io non ho mai quell'allenatore che, avuto, che non ho mai manco avuto. io purtroppo, era un allenatore che aveva come modulo il 4-3-3, ma con le tre punte. Cosa successe l'anno scorso? L'anno scorso ci fu, diciamo, questa moda di mettere le tre punte come le state vedendo adesso. Dopo vi andremo a spiegare tutto Il quanto per perché. bene. Però, diciamo, l'idea di, appunto, fare il modulo messo in questa maniera qui è stata perché effettivamente, se voi ci pensate, l'anno scorso erano sostanzialmente due i moduli più potenti e più buggati della storia, ovvero Kunnaen, che è simile, se non identico, a quello che c'ho io, che purtroppo Luigi non c'ha, ma secondo me quello più buono di tutti, e anche secondo Luigi, ma più che altro quello più equilibrato di tutti, regà, era Klopp col 4-3-3. Perché era quello più equilibrato, ragazzi? Perché invece che averci due centrocampisti che fanno entrambe le fasi, di cui un mediano che stava solo in difesa, Klopp ce ne hai, c'hai sempre il mediano che sta solo in difesa e altri due che fanno su e giù. Quindi hai un centrocampo più robusto. Giusto, Giustissimo, giustissimo. Ed è Quindi, qua, e qui c'è il motivo per cui abbiamo messo due CC. Tra l'altro sono esatto. onnipresenti. Diciamo, l'idea è stata mia, sua e anche di Mino, quella di voler ricreare in un qualche modo quello che l'anno scorso era l'attacca, e sì, ciao, era l'allenatore più forte e più buggato del gioco, secondo noi. Tanto, regà, parliamoci chiaramente, non è come su FIFA che il gioco cambia ogni anno, o come è sempre stato anche su PES. Cioè, regà, PES 2021 è PES 2020 2.0, siamo lì, Con qualche pool dei match day,
oppure con gli agenti squadra, ma fondamentalmente Ah uguale, sì, con quindi qualche questo piccola differenza che sì, però è minima, fondamentalmente a livello di gameplay è è nulla. identico, è Cioè, identico, il gioco è quello, raga, parliamoci chiaramente. esatto. Quindi diciamo il principio era, dobbiamo cercare, secondo noi era possibile ricreare quel modulo di Klopp in questa maniera qui. Perché, cioè, raga, parliamoci chiaramente, noi quando incontravamo il modulo di Klopp vedevamo questi mettere gli attaccanti in quella maniera lì. Ovvero una SP dietro e le due P dietro. Ma ripeto, ci arriveremo dopo. Vai, bro. Spiega tu il centrocampo e la Allora, nostra in idea. questo caso la difesa, come mi ha fatto notare il buon amico Dedde, la difesa mi ha consigliato perché ha notato, avendo anche lui il modulo che bene o male è più o meno lo stesso, di metterla il più possibile vicino o meglio dentro l'area perché tendono a prendere imbucate e quindi sotto suo consiglio non l'ho messa proprio la difesa qui, come potete vedere. Ma l'ho messa dentro l'area perché almeno avendo un mediano, che comunque le caratteristiche di questo allenatore hanno un raggio d'azione ampio, una compattezza ampia, ma più raggio d'azione parliamo, si tende ad avere dei buchi in difesa e poi arriveremo anche alle tattiche che abbiamo impostato. In questo caso, perché abbiamo messo due CC e non due trequartisti con tre punte affilate? Arriviamo subito. Abbiamo scelto, o meglio, ci siamo confrontati, abbiamo pensato e provato, ottenuto dei risultati in quanto ho giocato ieri, ho vinto una partita 6-1 in Sharp Play con Demis che mi guardava e un 3-0, dove questa squadra era una squadra totalmente diversa dal mio Guimarães che sono abituato a giocare, ma è una squadra compatta allo stesso tempo, messa in difensiva, vi raccomando, messa in difensiva. Che mi ha portato i risultati che volevo ottenere, pur nonostante non avendo preso Trippan, Trisom, come lo chiama il buon Girolamo Finito. Ventura, non lo rinominiamo perché sennò lui esce, entra, esce, poi si Finita. confonde. Comunque, mi ha consigliato, ed effettivamente aveva ragione, di mettere due CC, perché volendo, se stiamo perdendo una partita, noi mettiamo trequartista e proviamo a ribaltare il risultato. Sì, proprio, regà, proprio estremi, Estremo, mettete estremo, lì estremo, praticamente estremo. a trequartisti, li alzate e giocate con 5 attaccanti, perché tanto dite, ma sai che c'è, tanto la devo recuperare, sti cazzi, Allora c'ho niente da vaffanculo, tanto perdere. perso per perso, giochiamo così. Se ci fate caso, questo modulo è quasi impostato come Esnault, che ha, non proprio come, sì, forse come Esnault, che aveva due trequartisti, se non mi sbaglio. Sì, è identico, calcola. Di Identico, base è identico. identico. Però lui è molto più bilanciato. Quindi messo Sì. come Esnault, come facevamo noi? Mettevamo ad esempio Forlan punta centrale, Cruyff a sinistra, SP, Rashford a destra, Sì, come se fosse un 4-3-3, no? sì, 4-3-3 con il trequartista in mezzo, che in questo caso mettiamo Nedved, e Esatto. con Beckham lì piazzato. Però che cosa ci siamo detti? Visto che comunque non ho la possibilità, in questo modulo non abbiamo la possibilità di avere due centrocampisti al di sotto della linea di centrocampo e quindi rischiamo, oltre al modulo che non è proprio 100%, però rischiamo di essere sbilanciati. Allora proviamo a fare così: dato che se mettiamo le tre punte allineate, la SP in questo caso Cruyff, non è proprio una punta vera e propria, quello che diceva Demis prima. Quindi tenderà Cruyff A ad venire essere incontro, a a venire fare da incontro, filtro. quindi saranno comunque due punte. E allora ci siamo detti: mettiamo due centrocampisti con onnipresente, in questo caso abbiamo Nedved e Beckham che hanno una resistenza da 95 in su, 99 Sì, che sono per entrambi onnipresenti e onnipresenti. diciamo entrambi hanno delle statistiche della Madonna. Cioè sono Che molto completi, no? Perché corrono, cioè sono fisici, hanno passato, sanno tirare. esatto. In questo caso comunque abbiamo portato anche Gerrard che comunque può essere un valido sostituto nonostante a 92 di resistenza. E messo Cruyff in questa maniera. Perché bro abbiamo messo in questa maniera? Perché, raga, allora, tendenzialmente le motivazioni sono state, cioè le motivazioni principali sono state due. La prima, ripeto, risale all'anno scorso, perché, raga, io vi ricordo che l'anno scorso non era come adesso che tu devi per forza nei tre attaccanti, perché diciamolo, bro, una volta e per sempre, a parte magari una volta e per sempre, sono un mese che lo dico io. Quando noi diciamo 3P, non intendiamo 3P, cioè non diciamo tre punte, non Perché non intendiamo esistono, come 3P. non esistono i 4DC quest'anno. Esatto. Noi intendiamo tre attaccanti vicini.
Voi pensate che l'anno scorso si poteva mettere veramente 3P? Cioè tu l'anno scorso potevi mettere 3P, quindi tre attaccanti veri. E voi pensate che nonostante si potesse mettere l'anno scorso, la maggior parte dei tossicodipendenti, vabbè, mo sto a scherzare, dei giocatori forti che usava Klopp, giocava comunque con una SP messa in questa maniera qui. Quindi una sorta, ragazzi, di Messi falso 9, come giocava il Barcellona con Guardiola, no? Ovvero l'attaccante centrale non è quello alto, grosso, fisico, lento, che deve stare in aria fermo e aspettare il pallone dai due attaccanti vicini. Il contrario, ovvero la punta centrale deve essere un finto trequartista. Regà, Cruyff è perfetto in questo. Cioè, poi, bro, Giocatore cioè, chiave. ho visto giocare lui ieri, te dico fermete pure io. Andate a vedere l'ultimo video mio, regà. L'ho messa così la squadra, tranne Rashford, però vabbè, comunque l'ho impostata così. Regà, fa il devasto. Perché sostanzialmente, secondo noi, il loro ragionamento fu appunto quello di avere un filtro tra centrocampo e attacco. Perché? Perché se tu giochi col 4-3-3, regà, per forza di cose, no? Lo dice anche la sigla, 4-3-3, il trequartista non lo prevede, ok? Quindi non prendendo il trequartista, tra i due centrocampisti centrali e gli attaccanti non c'è nulla. Facendo in questa maniera qui, è come se tendenzialmente cioè creassi una sorta di passaggio tra il centrocampo e le punte. Quindi voi pensate, l'anno scorso, ripeto, quelli forti barra tossici giocavano così e non erano costretti dal fatto che non puoi mettere, cioè che puoi mettere solo 2P e una SP. Quest'anno ci siamo detti, senti lui, gli ho detto io, tanto quest'anno una SP tocca metterla per forza. Piuttosto che mettere tre attaccanti vicini e quindi la SP metterla laterale, facciamo come facevano loro. La SP la mettiamo centrale, la abbassiamo il più possibile e creiamo una sorta di 4-3-1-2. Perché, bro, se tu vai a vedere, no? Se tu L'SP guardi sarebbe il qua, trequartista, sarebbe il sì, trequartista, sarebbe. cioè, sembra o no un 4-3-1-2 a te? Esatto. Sì, con il rombo, il classico Genesio, diciamo, che sembra il Certo. classico Genesio. Però ci sta Santos questo. dell'anno scorso, insomma, Che questi ha qua. fatto le buche. Però abbiamo lo stesso SP. E avendo, ragazzi, ve lo dico, non so se avete visto anche il video di Demis, avendo un SP che SP giocatore chiave, credo che ci sia soltanto Cruyff. Sì, ma tanto guarda, premi un po' triangolo su Cruyff. Ah, ok, vale, a posto, a posto. Qui vale, Vale ok. come SP, sì. SP, giocatore chiave, credo che ci sia soltanto Cruyff. Ragazzi, crea degli spazi. Ho visto il video che ha giocato con quel 9,70. L'ho visto prima, l'ho visto perché tra una cosa e un'altra non riuscivo a vederlo. L'ho visto prima. Ha fatto un gol con Ronaldo, con Cruyff che è venuto a prendere la palla sulla tre quarti. Ha fatto la sponda per Forlano 1-2 in mezzo. Ha fatto gol. Ha fatto. Cioè, spacca in due le difese. E se abbiamo la difesa a 3, questo dovrebbe essere il grande counter per la difesa a 3, come ha sempre ribadito Demis. Dovrebbe essere finalmente un modulo che contro la difesa a 3 dovrebbe creare maggiori difficoltà all'avversario. Ancora non ho Sì, avuto tu pensa, bro, che ieri la partita che hai fatto tu, no? Sì, Quella è lì. vero, contro la difesa a 3 ho vinto Dillo, 6 a dillo, 1. dillo. Sì, ho Cioè, vinto 6 regà, a ma 1. ha vinto 6-1, ma poteva fargliene 15 le Ho gol, fatto eh? È quello 18 tiri lì. in porta, 15 nello specchio, lui mi ha fatto 3 tiri, un gol, ho vinto 6 a 1. Quindi comunque, a prescindere dal merito, quello che era, era. Comunque non voglio Sì, perché, regà, cioè, tu sminuire. una volta che arrivi a giocartela in attacco con questo modulo, regà, è l'ira di Dio. Perché vedi Cruyff che si inserisce, Forlan che taglia, Rashford che taglia, oppure che te posso dire, c'hai palla con Forlan, vedi Cruyff che si inserisce, che ricordiamolo, se voi lo mettete nel 4-3-1-2, regà, e quindi come trequartista, non è la stessa cosa. Così vedi Esatto, proprio esatto. che gli attaccanti stanno costantemente assatanati a inserirsi per andare dritti dentro la porta. E tu una volta te la leva, due volte, tre volte, poi regà, chiaramente bro, diciamolo, se te vuole fa perdere, se sa che Esatto, ti fa perdere il gioco. Però come siccome che io non esattamente. è che, cioè, io non posso pensare che tutto quello che faccio è deciso da un dio immaginario, so cosciente che c'è lo script, ma so anche cosciente che noi possiamo migliorare, che posso un attimino giocarmela come meglio credo, perché regà, non vede ma dia, ma tanto è tutto uguale, perché se pensate che è tutto uguale,
Luigi non porta i video, io non porto i video e tanti saluti. E che cazzo giochiamo a fa sostanzialmente se è tutto deciso? Questo è un attimino per Per paccare. fare il punto, per fare. Altra cosa importante, a mio avviso, di particolare, le tattiche che dovevamo spiegare. Sì, diciamo le istruzioni. L'istruzione, Allora, questo, guarda, guardate bene questo. tu fai quelle lì in attacco, io faccio quelle in difesa. Ok, in attacco abbiamo messo difensivo ad Irwin. Per il semplice motivo che, da premettere, ragazzi, l'ho trovato Irwin, non gli avevo dato peso proprio zero. Messo con la maglia dello United, lui è un terzino offensivo, ha 82 di comportamento offensivo, 93 di comportamento difensivo. Se gli mettete il difensivo a questo signore qui, questo ragazzo qui, che tra l'altro è un terzino, è destro, ma è ambidestro, cioè non si sa, non l'ho capito io che cos'è. Cioè, è un terzino fondamentalmente destro e naturale di piede, frequenza piede debole 3, precisione piede debole 4, cioè, non lo so. Comunque, messo, ovviamente, se poi avete terzini difensivi come Lucas Hernandez, che ha terzino difensivo, però è una buona condizione, allora non avete problemi. Però in questo caso mi trovo bene con Irwin, metto difensivo ad Irwin. Poi cosa succede? Io avevo pensato di mettere ancoraggio a Cruyff, però Demis mi ha detto, mettendo ancoraggio a Cruyff, limiti molto lo svariare di Cruyff, che comunque ti può creare tipo le inversioni in attacco e tutto. Allora dice, tanto meno, comunque in attacco i tre attaccanti si muovono. Tanto per mettere una tattica abbiamo messo difensivo a Casemiro, perché comunque a Pavard è un terzino difensivo, Irwin già l'abbiamo messo, agli altri che cosa gli mettiamo? Per stare più coperti mettiamo terzino difensivo a Casemiro. E poi Anche se non gli serve, tanto anche se per non gli intenderci. serve, però per non buttare lì. E poi questa cosa vi faccio vedere qui, linea difensiva bassa e difendere l'area di rigore e non contropiede, ve lo spiega in dettaglio Demis, che mi ha fatto capire il motivo per cui non abbiamo messo contropiede. Allora, raga, innanzitutto sì, completo un attimo una cosa che hai detto Certo, tu, bro, perché raga, mettegli ancoraggio a Cruyff, cioè quello che ho detto io, se tu gli metti ancoraggio svanisce un pochettino il senso, capito? Lui deve sbagliare, Cruyff, perché una volta tuo dietro a destra, una volta a sinistra, una volta in mezzo, se gli metti ancoraggio invece rimarrebbe sempre in mezzo e non ci servono. Diciamo che ancoraggio lo dovete mettere se i tre attaccanti li mettete, scegliete di metterli uno vicino all'altro. Il consiglio mio è mettete a uno dei due laterali SP, visto che tanto un SP la dovete mettere per forza, e quello centrale gli mettete ancoraggio. Se decidete di usarlo in maniera tre attaccanti vicini uno all'altro. Comunque, per quanto riguarda le tattiche difensive, allora ragazzi, io qui veramente quando leggevo certi commenti mi veniva proprio da ridere. Perché dicevano, bro, a parte che te l'ho fatto leggere pure a te, Sì. ma questo modulo, nel caso il mio, vabbè, ma pure questo comunque è sempre, quello mio è più alto per quanto riguarda la linea difensiva, ma anche quello di Luigi non è che scherza, che dicevano praticamente, ma questo modulo c'hai la linea difensiva troppo alta e prendi 50.000 imbucate. Allora, io dico, fratello caro, c'è sta la tattica che si chiama apposta, linea difensiva bassa. Metti quella, il senso è stato quello. Perché no, io ho detto di non mettere contropiede? Perché uno contropiede io non l'ho mai messo agli attaccanti e mai lo metterò, sinceramente. Non mi interessa, non vedo il senso e non lo capirò mai il senso. Comunque, io ho detto metti sì a linea difensiva bassa che difendere l'area di rigore, perché appunto c'è sta il problema della linea difensiva troppo alta. Innanzitutto, nella formazione, come ha detto lui, mettete i difensori dentro l'area, così stanno un po' più bassi. Gli mettete linea difensiva bassa, così sta ancora più bassa, e per di più gli mettete pure difendere l'area di rigore, così se beccate quello che vi gioca coi cross, i difensori stanno dentro a marcare. Esatto, siccome Quindi giocano tutti quanti con i il cross problema, ormai. bravo, il problema è risolto. Che cazzo è questa cosa? No, perché è troppo alta, di qua e di là. Metti la tattica, fratello caro, stai a posto. Questo è, insomma. Io con questo modulo, vabbè che ho fatto soltanto due partite ieri, però in share play, visto anche da Demis,
mi sono trovato bene, quindi spero anche che comunque Demis, abituato anche all'altro, se ha la possibilità di prendere questo, si troverà molto Certo. molto bene, quindi può fare anche un salto di qualità. Per Ma sì, quanto riguarda, speriamo beh, anche meno, bro. speriamo Mina, che comunque è anche un po' in difficoltà, ma Sì. È purtroppo puoi essere bravo quanto ti pare, ma se il gioco decide di mettersi contro non puoi fare niente. brutto. Sì. Per l'ultima cosa che volevo precisare, due cose volevo precisare. Allora, come dicevamo prima in apertura del video, questo modulo nasce con due trequartisti. Noi lo mettiamo così per essere un po' più equilibrati. Se mai doveste star perdendo, mettete i due cc, li fate diventare trequartisti e ve la giocate alla morte. Quindi, come dicevamo prima, alzate i cc a livello più o meno sulla linea di Cryph. Cryph sposta più avanti e prova, tanto perso per perso. Giochiamo con Sì, questo magari modulo. ecco, buttate dentro al posto di Nedved, che cavolo insomma, io prendo la panchina che c'ha Luigi, no? Allora, Cryph lo metti al posto di Nedved e lo fai diventare trequartista. Al posto di Cryph, cioè al posto quindi di Nedved, che poi diventerà SP, ci metti un attaccante Rummenigge in questo e ci caso. metti tipo Rummenigge, oppure levi pure Beckham, lo fai diventare trequartista e ci metti Messi, così almeno proprio per buttare 5 giocatori offensivi alla morte. E questo è un bene, eh? Perché infatti, raga, secondo me, come stavamo a dire con Luigi ieri, non sprecate un'altra tattica per mettere magari un allenatore che ha un modulo offensivo, perché tanto lo potete far diventare lui. Risparmiatela, piuttosto, secondo noi, ci siamo detti che mettete questo come secondario, magari come prima tattica, perché so tre, come ha detto Io ho lui, la messo prima offensiva. Guimaraes, che comunque come tattica è buona e mi trovo bene. È quello con cui lui si è trovato meglio fino adesso. Sì, Quindi esattamente. mettetevi il vostro modulo con il quale vi siete trovati meglio fino adesso come primaria. Come secondaria, vi mettete questo qui che può essere, ripeto, sia per tutta la partita sia se stai perdendo. Perché, ripeto, Esatto. i due CC trequartisti e giochi con 5 attaccanti. Come terziario, mettetevi un modulo difensivo. Nel caso, regà, se avete questo Potter, regà, è come, bro. Passa da 2 a 3, fagli vedere quanto è uguale. Qua, praticamente, Cioè, è questo uguale. Casemiro può fare sia il mediano che il difensore centrale, perde di poco. Se vedete, è lo stesso, soltanto che stanno più È stretti identico. stanno. Solo che Casemiro sta un po' più giù. Chiaramente i due CC stanno un po' più giù. Casemiro invece che mediano sta un po' più giù e fa il BC. Però, raga, se voi vedete pure statisticamente, vai, bro, fai 2-3, 2-3, è uguale. Così? Che cambia? Sai, più coperto Però nel caso, certo. questo modulo, scusa bro se ti interrompo, Vai, vai. questo No, no, prego. modulo, come mi faceva anche, perché io volevo provare anche Zidler, però non ci convinceva, oppure non mi convinceva per il modo in cui gioco io. Questo modulo, nel caso stiamo vincendo, soffriamo e non riusciamo ad andare avanti, mettiamo lui che comunque, o se incontriamo la difesa 3, cioè un Gasperini mettiamo di turno con tre difensori, che comunque fanno penare, è una bestia nera questo gioco. Cerchiamo di contrastare con questo qui, però abbiamo tre attaccanti, oppure possiamo lasciare semplicemente questo. Però fondamentalmente non dobbiamo stravolgere la squadra, perché Demis mi faceva presente ieri che questo modulo è il perfetto per un modulo in difensivo, oppure se la vogliamo mettere in offensivo, che può contrastare un modulo a tre difensori e stiamo coperti senza stare come si dice, bro, stare a A stravolgere mazzate, moduli. certo, sì. Anche perché, cioè, raga, seppure voi non ce l'avete questo modulo qui con Potter col 5-2-3, va bene anche uno col 5-2-2-1, perché tanto che cos'è che cambia? Che Cryph invece che essere SP verrà È ancora un po' più trequartista. indietro e farà trequartista. Ma il principio è sempre quello, perché se io alzo Cryph dei due intacchette e alzo Casemiro dei due intacchette, ecco qua che ritorna il modulo che c'ha Esattamente. Luigi. Capite, Esattamente. presente, che se tu stai durante la partita, dici io sto a soffrire in casino, la devo vincere per forza, non mi serve attaccare per fare un altro gol, voglio soffrire un po' di meno, ti metti a 5 e stai tranquillo, magari anche gli ultimi minuti, che tu ti metti a 5, abbassi tutte le tacche, tanti saluti, chi cazzo passa Esatto, più? Il esatto. senso è quello, ecco, però è sempre perché, cioè, sapete che c'è, raga? Io sento anche tanti player anche forti dire no, ma per me non c'ha senso mettere tre moduli. Ma scusami, se, Per me cioè, sì, per me sì, per mettere me tre sì. Perché allenatori, ma se il gioco ti dà la possibilità di farlo, non ma metterlo? perché non devi farlo? Ho capito Ecco. che sei tossico, però cavolo.
E come possiamo notare, ho messo nella mia formazione, come anche abituale, metterlo, giocatori polivalenti, nel senso giocatori che sono univoci, diciamo, che possono fare tutti i ruoli. Come se vedete qui, Nedved può fare tranquillamente il trequartista. Io prima usavo Ronaldo, però cosa succede? Se io qui metto Ronaldo, poi se cambio modulo vado qui, Ronaldo Ciccino non lo può fare, Cruyff non lo può fare. E allora lascio Nedved, che comunque è onnipresente. E lui è un giocatore che si butta in area di rigore come un dannato, costui, come un Sì, ma poi può dannato, fa tutto, può bro, può fare fa tutto. trequartista, CC, il CLS. All'occorrenza, visto che comunque per quanto riguarda CLS non abbiamo questo tipo di modulo, all'occorrenza mettiamo al posto di Nedved Gerrard, quindi credo che sia il perfetto tipo di modulo e i tipi di giocatori che qualsiasi modulo mettiamo qui sono uguali, quindi non abbiamo bisogno, a parte il fatto che Casemiro da Mediano diventa DC, ma fondamentalmente non perde niente perché da DC comunque È è un grande, spaventoso è uguale. spaventoso. Poi voglio aprire e chiudere la questione, dopo sperando che non abbiamo rotto troppi coglioni, ma sperando che vi abbia dato un buon consiglio su questo nuovo allenatore che vi consigliamo di metterlo in difensiva secondaria. Vogliamo parlare di questo giocatore qui. Vogliamo parlare. Prima parlando tra di noi è uscito tra virgolette un dibattito. Nel senso che come possiamo aprire questo discorso? Certo, ho È consigliato a uno Demis, schifo. a parte che sono schifo, ho consigliato a Demis di provare a prendere perché lui giocando più o meno come me, avendo una media goal molto superiore alla mia, nel senso che io faccio gol, sono molto bravo in attacco, diciamo, ma Demis è bravo in tutte e due le fasi, ancora di più in attacco. Se lui ha la possibilità, ovviamente senza esagerare, perché vi ripeto, ho letto gente che con 4 giri delle 400 monete, io non sono mai riuscito in 2 anni che sto giocando a PES a vedere in 4 giri le icon e tutto. Gente che ha speso più di 150 euro. Io vi dico la verità, io ho caricato 20 euro, ho preso a terzo giro Irwin e poi gli ultimi avevo messo 30 euro. Con altri 15 giri ho preso Rashford. Se io avessi speso tutti i soldi che avevo caricato, non avrei più caricato perché parliamoci chiaro, ragazzi. Può essere, io ho anche Mbappé che è lettera A. Se Vedendo le fai statistiche, l'elenco di quelli che c'hai, ti metti paura, ma che se io cazzo ci faccio devi? l'elenco di quelli che ho con le lettere che ho, tra l'altro, ho pescato pure Benzema l'altro giorno. Ma sì, ma Io ho anche anche Mbappé solo quelli che c'hai in lettera A. panchina, Ecco. frate. Io ho anche Mbappé lettera A. Se vai a vedere Rashford alla fine statisticamente è più forte se non qualcosa Mbappé. Sì, poi tu Allora, conta che qua ancora non ce l'hai maxato, è premessa. C'è quando 700.000 c'è, punti ESP per ce l'ho a maxarlo, livello ma 37. voi state fuori col cervello proprio, state. 700.000 punti ESP, ma tu voi state. Mamma mia, ci stava. Però Vabbè, vabbè. ragazzi, se vi dico, se avete come chi può o ha monetizzazione dal canale, in questo caso premettimi di spezzare una lancia a tuo favore, come Demis che ha raggiunto un tot numero e il canale YouTube un domani gli concede di avere una monetizzazione, lui comunque ha dei soldi che vengono gestiti dal canale che comunque non sono suoi, lui comunque ognuno può fare quello che gli pare per l'amor di Dio, però sinceramente già è un eufemismo Rashford Icon, cioè io l'ho detto, lo voglio provare a prendere, però sì. Senza Cioè, raga, esagerare, infatti, però, ragazzi, 102, Rashford, ma chi cazzo te conosce? esatto. Quindi, ragazzi, un consiglio che vi do spassionato: se in 30 giri, quello che ho letto sul gruppo Best Fan Club Italia, 35 giri, non l'avete trovato, lasciate perdere. Perché, come vi ripeto, sul gruppo che ho risposto, io, questo signore qui, l'anno scorso, Demis era presente, Mino anche, eravamo in party, ho speso, la bellezza, è stata la prima e ultima volta che ho fatto una cazzata del genere, 150 euro, non ho trovato neanche un icon del Bayern. Quindi fa dire che questo gioco, se non vi deve prendere per il culo, vi ci prende. Spassionatamente ve lo dico, io non chiedo soldi a nessuno, io ho lavoro, carico i soldi quando voglio, se non voglio. Quindi è uscita la fortuna che in 35 giri di trovarlo. Spero a Demis se ha voglia di trovarlo, cioè se vuole provare a spacchettarlo come dice lui quando sarà in zona arancione e lo trova, che comunque con lui farà un grande salto di qualità in questo giocatore.
Ok, ma se dovete spendere dei soldi, fateci altro, ragazzi, fateci altro. Non credete alla gente che vi viene a dire no perché è devastante di qua e di là. A parte che è un 102, perché? Perché 102? Non lo so, ancora Perché? non l'ho capito. Perché Manchester United è squadra partner di sto cazzo di gioco e allora poteva tranquillamente mettere Ronaldo. Quindi, va bene, volevo dire una cosa, spezzare una lancia a favore di chi... no, ma perché volevo provare a prenderlo? Vabbè, ci sta, regà, ognuno Ci fa quello che sta, vuole ci con i soldi sta. su, Però vi posso dare un ci sta. consiglio spassionato da una persona che comunque carica soldi e shoppa. Io perché shoppo, quando ho la possibilità shoppo, io non mi vergogno di dirlo. Quindi si può anche vedere, non è che dici che No, ma vedi, ma pure sta Perché? cosa, dice, ma tu ti devi vergognare. Del Cioè, mio ma regà, lavoro, che i soldi che mi ma guadagno ci io? sta, Di che cosa? infatti, ma ci sta gente che ruba, che li spende in droga, in alcol, Non fumo più, io sigarette. ho smesso pure di fumare, sono 2 anni che Oh, non fumo. io personalmente non fumo, non bevo, né tantomeno mi drogo, ma potrò spendere qualche soldo per Esatto, giocare, che è la esatto. passione mia, o non posso? Esatto, Allora quindi... è meglio quello che si droga? Allora, vedi tu. Esattamente. Cioè. Oh, un applauso a questo, un applauso a questo. Grazie. Comunque, con questo video che abbiamo fatto capire un po' il nostro modo di essere, cioè nel senso di interpretare questo gioco, ossia di dare consigli in bene, ma soprattutto ancora meglio, diciamo, perché non spendete soldi se non ne avete la possibilità, oppure non vi incazzate, no, ma non ho trovato quello, quell'altro, non fate cazzate, se poi, No, ma no, ovviamente. ma soprattutto, regà, voi non dovete pensare che c'ho Rashford, Allora arrivo spacco a gioco, perché 6.000 io sto a punti. Non è 9,20, così. no, esatto. Quindi comunque devono esserci sia come si gioca, sia lo script, sia altri fattori. Con questo, che abbiamo parlato un po', quindi poi nei commenti o nel mio canale, oppure se volete dirlo a Demis, che comunque Demis è anche quello che mi dà consigli maggiormente sulle mie formazioni, come dicevamo prima, poi scrivo a Demis, qualsiasi Siamo domanda tutti, volete... regà, tanto siamo tutti fondamentalmente la stessa persona. Parli con me o con lui, tanto gli arriva a lui e mi arriva a me, quindi Volete insomma. fare delle domande? Comunque, l'abbiamo visto ieri, i moduli sono quasi uguali e quindi le domande sono ben fatte, cioè ben apprezzate. Accette. Anche se delle Certo. critiche, no, ma perché così? Perché ho letto anche gente che questo modulo faceva schifo, era meglio Esnault. Io Ci può stare, regà, sinceramente siamo ci tutti può uguali, stare. voglio dire, Esatto, se fossimo tutti esatto, uguali, pensa che palle. esatto. Esatto. Però prima di chiudere, bro, volevo rimandare un saluto e un caro auguri a Nico. Lo so, anche io. Io comunque, regà, allora chiaramente, no, dimmi una cosa: non è che se noi nei video non ne parliamo in tutti i video è perché non ce ne frega niente. Io, regà, avendo contatto diretto, mo, cioè giustamente Luigi non ce l'ha, ma io con Nico, regà, cioè, voi lo sapete che per me è come se fosse mio padre, no? Io ho Esatto. un contatto diretto con lui, lo sento tutti i giorni, tutto il giorno, a tutte le ore su WhatsApp, c'ho il numero suo, quindi noi parliamo sempre. Non è che se io non dico niente qui è perché a me non me ne frega niente. Io non dico niente perché se gli devo dire qualcosa, glielo venga a dire a lui, privatamente, in messaggio. Esatto. Anche per rispettare, diciamo, quella che potrebbe essere la sua situazione. State tranquilli che non è successo niente di grave. Speriamo Purtroppo lo comunque. sappiamo in che periodo sta. Speriamo bene, andrà sicuramente bene. Prego, bro. Io idem, anche se io lo nomino qui, però ho avuto modo di parlarci Sì, su vabbè, perché tu Instagram, comunque che è non è un che c'hai contatto contatti diretto direttissimi con me, capito? come te, però anche tramite te ho avuto modo di conoscere Nico. E Certo. per chiunque ha detto o l'ha preso, diciamo, perculato, o ha detto cose brutte nei suoi confronti, o ha detto che tipo. Vi garantisco che siete fuori strada, perché Nico, soltanto dai video ti fa capire che tipo di persona è. Fa ridere, è una brava persona, quindi non voglio aggiungere altro, anche perché mi viene, non so, spero vivamente che passi questo momento, che superi Ma questo, soprattutto per il futuro di quello che lo sta aspettando, a lui, la cara moglie. Oltre a questo saluto tutto il gruppo PES Fan Club Italia. certo. Come no? Tutti quanti che mi hanno dato anche l'opportunità di arrivare fino a qui, che comunque ho un buon numero di iscritti e non me lo sarei mai aspettato, anche grazie a Demis e a tutti quelli che mi seguono. Ma sì, bro, in fin dei conti, cioè, io posso dire, guardate, andate a scrivere, poi, regà, cioè, se poi
il canale non vi piace, non è capace quella persona a intrattenere o non vi sta simpatica, io posso pure dirlo in tutti i video, andate a scrivere, se non vi sta simpatica non vi piace. Cioè Nico non Quindi è che ai tempi ha dato una mano solo a me, solo se io sono arrivato di quelli a 1200 e l'altri manco a, diciamo, a 4 volte di meno, ci sarà un motivo, no? esatto. Quindi poi si può dare Ma lo stesso vale per te, eh. Se tu fai 200 iscritti in 2 mesi e c'è chi li fa in 2 anni, fio mio, fatti una domanda e date una risposta, dipende no? anche dalla bravura della persona comunque. Certo, devi essere Quindi simpatico, devi piacere, credo nel devi sapere mio intrattenere. Credo nel mio piccolo, che comunque c'è gente che voglio salutare anche, Andrea di Cremona, che mi ha scritto questa notte, che mi ha visto nelle classifiche generali, dice che sono un bravo giocatore, gli farebbe piacere giocare contro di me, anche se lui ha una valutazione un po' bassa, ma a me sinceramente non interessa, però sono le piccole cose che fanno la differenza, che rendono felici, quindi ad Andrea, quando vuoi, inviami una richiesta e giocheremo una partita amichevole, se vuoi la posterò anche, che giochiamo insieme. Quindi queste sono le cose che fanno più piacere e mi ha reso felice, perché arrivando dal nulla c'è gente che comunque mi segue, perché ho i miei seguaci che mi rendono felice, quindi mi supportano e mi rendono felice così. Quindi anche questo è bello del gioco, quindi poter confrontare, ricevere delle critiche, consigliare, fare dei tutorial. Non sono consono a fare dei tutorial, però ogni tanto questo tipo di tutorial è cascato al posto giusto, al momento giusto. Quindi se vi capita di vedere questo video, troverete bene la descrizione di come usare e di come impostare i giocatori. Detto questo, non ho fatto una live perché sinceramente ragazzi, vengo da una settimana di lavoro stressatissima, sto molto stanco, quindi non manterrei. Ringrazio Demis perché comunque Grazie a te. costantemente mi dà un aiuto e una mano nel canale quotidianamente. Vediamo se Vabbè, bro. riusciamo ad aggiornarci questi giorni, vediamo qualche video domani, dopodomani, comunque settimana prossima. E niente, per qualsiasi altra cosa potete scrivermi in privato se volete sapere delle novità, oppure per maggiori informazioni, visto che comunque lui è più esperto di me, ci mancherebbe, potete dirlo tranquillamente a Demis che vi risponderà a tutte le Ma sì, domande. raga, ma potete anche scriverlo qua sotto nei commenti se avete qualche dubbio, non è un problema, tanto noi stiamo Esatto, qua. poi non so se Demis posterà anche lui il video, quindi Sì, io chiaramente, comunque. raga, l'ho detto, ma perché, raga, vi ripeto, quello che diceva Luigi è giusto, io comunque gli do una mano, così come lui mi dà una mano, così come Mino ci dà una mano, così come noi diamo una mano a Mino. È un dare e avere, no? Come in tutte, alla fine, come dovrebbe essere in tutti i rapporti di amicizia, lo stesso Esatto, con Nico, esatto. con Che Angelo, poi con vabbè, la nostra Marco del gruppo amicizia Facebook. è nata così, però E vabbè, raga. va benissimo così, sono contento così, Ma sono che stai contento. scherzando? Comunque, dai, io direi che l'abbiamo ammorbati Sì, abbastanza. abbiamo rotto i coglioni abbastanza. Vi auguro un buon fine settimana, un buon sabato. Come sempre ricordate, e adesso che lo so, Dio perdona, guazzi gol. Ciao!